Il progetto della stazione di servizio l'abbiamo fatto in 3 giorni. Ci siamo trovati alle 6 di sera del primo giorno e lui ha detto facciamo un cubo. E 3 giorni dopo lo consegnavamo. Nel 1967 Dardi, che ci aveva poco più di 30 anni, aveva 31 anni, quindi era un giovane assistente ancora a scuola, letteralmente esplode con la sua attività progettuale. Il mio incontro con Dardi avviene proprio nel 1967, quando io gli chiedo molto ingenuamente se mi faceva un poco lavorare, e io difatti disegno le tavole del concorso per l'ospedale psichiatrico di Milano nello studio di Carlo Aimonino. Da questo incontro nasce un dialogo, e nel 1968 Dardi si scatenerà, partecipa almeno a 6 concorsi, 5 dei quali vedono non solo la mia partecipazione, ma di un gruppo di giovani, soprattutto veneziani, e crescente la presenza di un ingegnere come Morabito, che poi sarà anche appunto socio di studio. Il metodo di lavoro era molto semplice, e nel corso di questi rapsodici 5 concorsi del 68 il metodo in qualche modo si affina. Il concorso della stazione di servizio per l'AGIP si sviluppa più o meno in questo modo. Il gruppo si riunisce in studio da Dardi. Dardi propone, è l'unico che, come si può dire, che c'è già un'idea maturata, quindi dice facciamo un cubo, e dice anche facciamo un cubo più o meno di 10 metri, disegniamo una sezione in cui si individuano gli elementi, come si fa l'attacco a terra, come si fa il coto, questa è la discussione, e la mattina dopo ci mettiamo a disegnare. Questo era legato anche al fatto che questa stagione di progetti di Dardi erano legati a un'idea icastica di figura, cioè la stazione di servizio è il cubo, è un cubo vuoto, quindi è una specie di segnale, no? È un segnale pubblicitario, ma tutto risolto dentro i confini di un linguaggio architettonico, di un linguaggio architettonico minimalista e geometrico. Della stazione di servizio va fatta notare anche che il progetto di concorso rispetto a quello realizzato poi alla Gazzera a Mestre, l'attacco a terra è molto diverso. Nel concorso l'idea di Dardi era che il cubo si appoggiava su un sistema di setti che costituiva la mediazione con il territorio in qualche modo, nel senso che questi setti paralleli potevano ospitare delle funzioni, ma essere semplicemente anche un segnale quasi da Landart, da misura del territorio. E in una certa posizione di questo sistema di setti si appoggiava il cubo. Nel progetto realizzato la cosa cambia, le pensiline rimangono, sono due, una sul retro lineare, quindi uguale diciamo in qualche modo a quella disegnata per il concorso, ma davanti ce n'è un'altra che invece si piega di 30 gradi. Un altro aspetto interessante già affrontato nel concorso e chiarito dal primo giorno era: costruiamo col sistema mero, dei giunti sferici su cui si innestavano tridimensionalmente le aste della cosa, quindi c'era questa specie di reticolato tridimensionale che formava il cubo. L'idea discussa quantomeno era quella, cioè di avere una struttura metallica in cui veniva
o sostanzialmente spruzzato una pellicola che lo rendeva pazzo. Nella realizzazione la cosa non è stata possibile e sono stati messi dei fogli di fibra di vetro. Un altro aspetto interessante da ricordare del concorso per la stazione di servizio è che fa parte appunto di una famiglia. Subito dopo viene bandita ancora dall'Agip un concorso per un motel tipo, quindi non per un motel con una precisa localizzazione, ma una tipologia di motel, e quindi con Dardi si studia un sistema modulare, non diverso da quello concepito per la stazione di servizio, diciamo dei volumi cubici che potevano essere aggregati in delle composizioni piuttosto orizzontali appoggiate a terra o che formavano di volumi non più complessi ma più grandi. Siamo sempre dentro un discorso di geometrie sculturali, credo che sia giusto dire minimaliste. Secondo me c'era già allora un'attenzione di Dardi che sarà del tutto peculiare per lui, per l'arte contemporanea. Dardi conosceva benissimo il lavoro di Sol Levitt, conosceva benissimo il lavoro di Donald Judd. C'è un approccio che oserei dire concettuale da parte di Dardi. Se noi guardiamo questi progetti del 68, ci sono pochi dettagli. È l'idea che è molto forte. L'elemento strutturale si ripeteva con la stessa regolarità con cui si ripetevano anche gli elementi più architettonici, per esempio le cellule cubiche del motel. Quando faremo l'ultimo concorso di quell'anno, che è quello per il padiglione italiano a Osaka, era ancora una volta un cubo, c'è una struttura metallica tridimensionale, ma ugualmente priva di accenti, si potrebbe dire, cioè, è come una carta millimetrata. Ecco. È fuori di dubbio che nel momento in cui Dardi vince il concorso per la stazione di servizio, cerca di diventare l'architetto dell'Agip. Il dialogo continua e Agip in qualche modo accetta di dialogare con Dardi. Il progetto della stazione di servizio viene vista con una certa curiosità, tant'è vero che Agip accetta proprio di verificare i suoi aspetti più controversi. Il problema grosso della stazione di servizio era questo cubone che rischiava di diventare volumetria buttata al vento. Cioè, tanti metri cubi che si sarebbero potuto utilizzare. Allora gli uffici legali dell'Agip studiano una soluzione per dire che quella non è volumetria. Cioè, all'Agip il progetto piace, altrimenti non gli facciamo vincere il concorso. L'unico aspetto che era chiaro nella nostra testa, e che Dardi ci aveva spiegato appunto nel primo incontro molto chiaramente, era quello di cercare di dar forma a un segnale essenzialmente architettonico. Cioè, il cubo era l'unico messaggio che si dava, ma doveva essere un messaggio di forte impatto comunicativo, e in effetti se oggi andiamo alla Gazza lo si vede, la stazione di servizio la si riconosce. Non dimentichiamoci che Dardi in quegli anni è un membro attivo del gruppo architettura. Il gioco sapiente è un manifesto proprio dell'autonomia architettonica, di un'architettura autosufficiente. Secondo me l'idea è legata al fatto che l'autostrada viene interpretata come una struttura non ancora urbana. Quindi nel vuoto, questo grande corpo geometrico luminoso la notte che era la stazione diventava più fortemente riconoscibile e connotava un luogo più fortemente. Nel vuoto tu avevi un volume verticale, emergente, significativo anche sul piano fisico e totalmente visibile. Le stazioni di servizio sono state più affrontate in termini di corporate design, di design aziendale piuttosto che di invenzione di luoghi, per cui è un'eccezione, è palesemente non parte di una grande famiglia di progetti, ma parte di un tentativo
isolato, ma secondo me significativo. E non dimentichiamoci che un paio d'anni dopo viene bandito un altro concorso per una stazione di servizio, dalla ESSO. Dalla stazione di servizio dell'AGIP al concorso della ESSO si sviluppa un discorso che poi si ferma perché le stazioni di servizio diventano altre cose, diventano degli oggetti più simili a una sedia, a una caffettiera piuttosto che a una casa. E quindi secondo me tenere sveglio il ricordo invece che la stazione di servizio poteva essere vista anche come un edificio, come una casa, secondo me non è sbagliato, anzi. Conservazione di che cosa? Un ragionamento che andrebbe fatto probabilmente anche con la proprietà per capirci come si può conservare non soltanto l'idea, però andrebbe conservata almeno parzialmente la materialità, quindi per capirci andrebbe conservata la struttura metallica del cubo e le pensiline su cui il cubo si appoggia. Andrebbe conservata la misura, per esempio. Io credo che sia fondamentale la dimensione di quel cubo. La bellezza della stazione di servizio della Gazzara è che non sembra una casetta, è qualcosa di misterioso, di intrigante, no, non è un manifesto, non è un tabellone, non è una casa, è qualcos'altro.